tutti, sono Don Roberto, parroco qui a Roma, San Giovanni Bosco, una piccola parrocchia di periferia, come la chiamo io, ma contiene un numero di abitanti abbastanza elevato, ci assestiamo sui 50-55 mila abitanti. È una bella realtà. Questa chiesa è stata costruita e dedicata, diciamo così, nel 1959. Dal 59 ad oggi ha avuto già la visita di ben quattro santi. San Giovanni XXIII, poi è venuto San Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. E quindi siamo molto felici innanzitutto di essere aperti e accoglienti a tutte le diverse iniziative, perché il nostro desiderio, come ci ha insegnato anche il nostro fondatore San Giovanni Bosco, è quello di inserirci pienamente nella realtà locale, nella chiesa di cui facciamo parte, in questo momento proprio la chiesa di Roma. E quindi siamo felici proprio come Salesiani di Don Bosco di poter accogliere qui questo festival Cantate Inni con Arte. La felicità viene anche data dal fatto che la precedente edizione l'abbiamo vinta noi e quindi a maggior ragione siamo contenti che in qualche modo il testimone, non dico che possa andare via di qua, ma mi auguro che possa anche rimanere qua. Comunque, se dovesse andare via di qua, siamo ben lieti di che questo avvenga. E quindi vi invitiamo davvero a partecipare a questa iniziativa, tutte le corali, i cori delle nostre parrocchie, perché e potrebbe essere davvero un modo per crescere nella comunione, nella condivisione di tanti valori. Siamo in una parrocchia affidata ai Salesiani. Don Bosco era solito dire che un oratorio senza musica è come un corpo senza anima. E quindi a maggior ragione penso che questa iniziativa sia bella farla proprio qui in una basilica dedicata al Santo dei Giovani. E dove per oratorio non intendiamo tanto una struttura, come in genere alle volte possiamo pensare, ma è un criterio permanente della nostra azione educativa. Oratorio per noi è scuola che avvia la vita, è un cortile per incontrarsi da amici, è una parrocchia per evangelizzare e una casa che accoglie. Allora, alla luce anche di questa esperienza tipicamente salesiana, ecco, tentiamo di vivere nel maggior modo possibile questa bella iniziativa che ci viene offerta dalla nostra diocesi, e quindi benvenuti, vi aspettiamo davvero con tanta gioia e con tanto interesse.